Allora, buongiorno a tutti, grazie a tutti presenti, grazie in particolare al sindaco di Milano Giuliano Pisapia che non solo chiuderà i nostri lavori ma ci fa l'onore di essere presenti a tutto il tempo, che non è una cosa assolutamente rituale, per cui il ringraziamento è davvero doppio e di grande cuore. Solo poche parole da parte mia per salutarvi come Politecnico di Milano che ha la casualità di essere l'ospite di questo primo evento organizzato da MiWorld, e solo per spiegare perché riteniamo come Politecnico che sia una giornata, un momento particolarmente importante e particolarmente promettente per una città come Milano. Siamo in una situazione di crisi, siamo in una situazione che soprattutto è di forte fluidità dell'economia mondiale. Siamo in una situazione in cui le persone e le attività economiche si muovono molto più velocemente di prima per dirigersi verso i luoghi dove ritengono vi siano maggiori opportunità e maggiori potenzialità. In un contesto di questo genere, Milano ha, a mio avviso, a nostro avviso, una responsabilità politica importantissima per l'intero Paese. Milano è l'unico luogo in Italia che può avere una vocazione di città globale. Questo non deve spingere Milano a isolarsi, ma è esattamente il contrario. Milano può avere una vocazione di città globale quanto più riesce a essere porta di accesso dal mondo a tutte le forze del nostro Paese, e allo stesso modo può essere modo per rendere comunicante il nostro Paese con ciò che avviene nel resto del mondo. È una potenzialità importante anche perché i valori su cui tradizionalmente Milano fonda la propria esistenza sono valori che sono potenzialmente importanti nel mondo di oggi. Una città che ha sempre lavorato sulla solidarietà, che è un valore che sta diventando più importante anche in aree del mondo che l'avevano in passato trascurato, sulla capacità di innovazione e devo dire soprattutto sul multicentrismo e sulla flessibilità. Rispetto ad altre città che hanno una vocazione molto chiara, univoca, Milano ha sempre saputo coniugare tante realtà diverse, tante reti diverse. Non c'è un unico centro di potere chiaro a Milano, un unico progetto definito per tutti. Questa flessibilità è in fondo stata proprio ciò che ha consentito a Milano di superare il trauma della deindustrializzazione che ha segnato altre metropoli del mondo, cito Detroit per raccontarne una per tutti. Di fatto noi siamo passati da una città industriale a una città multicentrica quasi senza accorgene dal punto di vista occupazionale. Queste forze, questi punti di forza di Milano, che sono oggi ancora più importanti che in passato, rischiano però oggi di non essere sufficienti. Le diverse reti che compongono Milano hanno bisogno di servizi comuni, cito uno per tutti, l'attrazione di capitale umano internazionale di qualità, e nessuna di queste reti è in grado di costruire questi servizi, queste risorse in modo autonomo. Quindi c'è una necessità più forte rispetto al passato di mettere in rete, di creare una massa critica che consenta a tutte queste potenzialità e queste eccellenze di Milano di valorizzare al meglio le proprie potenzialità. È quindi fondamentale che queste reti si parlino e soprattutto, visto che oggi si inizia a parlare, che facciano poi delle cose, dei progetti concreti in modo sempre più possibile, sinergico e integrato. Chiudo semplicemente per dire che ritengo questo sia un momento unico anche per un fatto. Siamo alla vigilia di Expo. Expo è un evento che ha due caratteristiche. La prima è quella di poter essere un vero progetto unificante per le forze di Milano. Expo è tanto più forte quanto più diventa il progetto di Milano e delle sue reti. Il secondo è che comunque nel momento in cui ci sarà l'evento specifico di Expo, noi avremo che milioni di persone di tutto il mondo metteranno a confronto la loro visione di Milano romantica, di città di moda, di città di innovazione, con la Milano vera. Quindi quanto più questa Milano vera corrisponderà agli obiettivi che abbiamo, una città aperta al mondo, una città innovativa, tanto più questo consentirà un volano di crescita
per tutte le istituzioni che a Milano lavorano. Quindi credo che facendo il bene di Milano contribuiamo come istituzione a fare anche il bene delle nostre specifiche istituzioni.